Ciao ragazze, benvenuti sul mio canale. Oggi sarà un video un po' più rilassante, almeno per me. Vi volevo parlare di un po' di tempo di qualche prodotto che avevo ricevuto qualche mese fa da Sigma Beauty. Non ho parlato fino adesso di loro perché li volevo testare e volevo essere sicura che la mia opinione è quello che fra l'altro mi sono fatta in tutto questo tempo. Come vi dicevo, avevo ricevuto qualche tempo fa un grandissimo pacco da Sigma Beauty perché faccio parte dal programma affiliati. Sono veramente grata per quella grande opportunità che mi si è offerta a quel momento, ed è veramente una gioia il momento in quale tu blogger, youtuber ricevi ricevi attenzione da un brand così grande come Sigma Beauty. Sono grata per i prodotti che ho ricevuto, ma fra l'altro chi mi conosce sa che le mie recensioni sono recensioni sincere, e altro di mettermi qua e presentarvi il prodotto dal punto di vista del blogger che prova a vendere il prodotto. Tante volte, non tante volte, sempre mi metto nei panni di quello che compra, e voglio essere sincera e dire quello che penso nella modalità più sincera possibile, perché i soldi sono guadagnati con sudore. Nessuno ci dà questi soldi così a battita di ciglia, e voglio che voi non fate dei sbagli. Voglio che voi non acquistate i prodotti che sembrano wow, ma in realtà non sono quello che sembrano. Non voglio parlare di tutti i prodotti, non faccio una recensione, una cosa per tutti i prodotti Sigma. Sono tantissimi di loro che mi sono piaciuti, ma sono due prodotti in modo speciale che non hanno lasciato effetto wow su di me. Nello stesso tempo posso dire che non sono prodotti male, ma non vale la pena l'acquisto. Diciamo così. Allora, partendo dall'idea che Sigma Beauty è un brand americano, i loro prodotti sono made in Cina. Io non ce l'ho niente contro questa cosa, si sa pure NYX ha i prodotti made in Cina, tantissimi altri brand che sono famosi e promuovono i prodotti come prodotti professionali, make up, oh la la la, hanno prodotti realizzati in Cina. Fra l'altro sono tantissimi altri brand che i loro prodotti sono stati realizzati in laboratori di Stati Uniti o laboratori dell'Italia, che fra l'altro sono tantissimi brand che parlano molto molto bene dei laboratori dall'Italia. Zoeva, per esempio, realizza i suoi prodotti in Italia. I prodotti Zoeva sono prodotti abbastanza accessibili come prezzo. Io sono fan delle loro palette di ombretti. Vi dicevo, i prodotti Sigma Beauty sono realizzati in Cina. E fra l'altro sono veramente famosi per i loro pennelli. Sono davvero ottimi pennelli che hanno anche un prezzo abbastanza alto. Parliamo di un set di non lo so, 7-12, non mi ricordo, un set di pennelli per occhi. Parliamo di 77 dollari. C'è un dupe per i loro pennelli e si chiama Jesu Brushes, che se non sbaglio è proprio un brand cinese che fa dei pennelli veramente molto molto buoni, ma che il loro prezzo è uno molto basso e accessibile. Si parlava che questi pennelli possono essere i dupe dei famosi Sigma. Se volete, io potrei fare un video riguardo a questo. Sono o non sono i pennelli Jessup o Jessup dupe dei pennelli dei famosi pennelli Sigma.
Come vi dicevo, non volevo parlare proprio degli altri prodotti Sigma, ma vi volevo dire che mi piacciono i loro pennelli, che mi piace i rossetti, mi piace tantissimo il loro eyeliner, molto nero e intenso, che dura tantissimo, si può lavorare molto molto bene con loro, ma ho ricevuto due delle loro palette e diciamo che queste due palette non mi hanno soddisfatto in modo visibile. Ne ho fatto dei tutorial per queste palette e ce l'ho online anche un video, prima impressione riguardo i prodotti che loro mi avevano mandato, e si vede chiaro la mia, come dire, sono rimasta male una volta che avevo iniziato a provare le palette, perché avevo l'impressione che le palette sono molto pigmentate e facile da lavorare con loro, anche perché ne avevo visto tante recensioni in quale tutte ne parlavano veramente molto molto bene di queste palette. Allora, le palette di quale parliamo oggi è la Warm Neutrals e la Smokescreen. Questi così arrivano in queste semiscatole, perché alla fine loro si sfilano così, e questo è il packaging della Warm Neutrals, per esempio. Davanti Sigma così, e di dietro abbiamo i colori e i suoi nomi. Come vi dicevo, sono prodotti made in Cina. Sono qua 12 ombretti di tonalità calde. Abbiamo da tonalità più chiare fino a tonalità un po' più scure. Ha un packaging molto molto sottile, ottimo per portare in viaggio. È cartonato, ha una chiusura magnetica, e presenta un grande specchio qui. Sono dei shimmer, sono dei matte e anche dei colori un po' più glitterati. Come pigmentazioni sono veramente dei ombretti molto molto pigmentati. Questo si vede. Si può dire dai swatch che sono stati fatti con le dita che è una palette veramente molto molto pigmentata. Fra l'altro è una palette che è anche molto molto polverosa. Non mi dà fastidio questo, in genere succede quando una palette è molto pigmentata, ha anche il fallout. Non mi interessa tantissimo, l'importante è che la palette ha una sfumabilità buona. Purtroppo non è così. Una volta che preleviamo l'ombretto con il pennello e andiamo a sfumarlo, si perde tantissimo. Per mettere l'ombretto nella piega dell'occhio, lo dobbiamo stratificare, 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 stratificare all'infinito per poter farlo uscire un po' in evidenza il colore. Se dobbiamo mettere non lo so, un ombretto su tutta la palpebra, per esempio, se lo prendiamo con un pennello piatto, lo dobbiamo mettere tante volte, o come ho fatto io, prendo con il dito e lo metto lì fino a quando riesco a far diventare il colore visibile. Per questo sto dicendo, gli ombretti non sono così wow come si pensa probabilmente. Sono pigmentati, ma la sfumabilità non è una con quale si può lavorare molto facile. Si possono creare dei look soft, molto soft. Anche se gli ombretti sono scuri e sono pigmentati, per esempio, li dobbiamo aggiungere tante volte per poter fare uscire in evidenza il colore. Questo è almeno la mia esperienza con questa palette, e lo stesso posso dire anche riguardo alla palette Smokescreen. Quello era il cartone di fuori. Questa è la palette all'interno, pure lei presenta gli ombretti sul retro e il nome di ognuno di loro. Diciamo per salvare il spazio all'interno, probabilmente, pure questa sì, ce l'ha un'apertura magnetica, ma diciamo se dobbiamo fare un tutorial, scrivere io ho sbagliato, avevo usato questo, ma per fretta e cose, quando ho fatto un tutorial
avrò sbagliato e ho preso l'altra palette, è insomma un casino per me, non sono stata attenta. Come vi dicevo, le palette sono uguali in quello che riguarda il packaging, per stare dietro devi fare sempre così. Insomma, non è grande cosa questo. Questi sono gli ombretti dall'interno di Smokescreen. Sono tonalità di colori che con quale possiamo creare dei smoking. Ne avevo fatto, avete visto, se non avete visto potete andare sul mio canale a guardare pure gli altri miei video. Ce ne sono dei tutorial fatti con questa palette. Si può dire che si può lavorare, ma non così come avrei voluto io lavorare. Pure qua abbiamo una palette che sembra molto molto pigmentata. Una volta che magari andiamo a prelevare il prodotto con le dita e vediamo dove metto, ma una volta che andiamo a prelevare il prodotto con il pennello, la stessa storia come la War Neutrals, il prodotto si perde tantissimo. Ho avuto la difficoltà di sfumare il prodotto e questo non è tanto bene. Le palette costa su $39, non sono delle palette economiche, ragazze, perché parliamo di $39, non sono poche, e ci sono sempre delle spese di spedizione da pagare, pure se troviamo tantissimi sconti su YouTube, 10, 15, 20%, secondo me non li vale. Se dobbiamo prendere una palette con queste tonalità, sicuramente ci sono altre possibilità. Possiamo prendere da Zoeva, ce l'ha tantissimi. A me Zoeva piace come formulazione dell'ombretto, come pigmentazione. Il fallout è veramente non c'è proprio, almeno alle ultime palette con quale loro sono usciti. Da questi soldi e anche di meno, se non sbaglio, possiamo prendere le palette di Morphe, sono 32 o 35, non mi ricordo, 35 ombretti all'interno delle palette Morphe. Forse non sono così facili da portare in viaggio, ma sicuramente ne abbiamo tantissimi ombretti all'interno di queste palette. Ci sono tantissime, colori caldi, colori freddi, colori combinati, colori matte, colori shimmer, insomma ce ne sono tantissime e costano di meno, e li potete trovare su Beauty Bay. La cosa che sto dicendo, se siete curiose, siete libere di acquistare e provare questa palette, potete usare il mio codice sconto, così io posso avere anche qualcosa, non lo so quanto, dalle vendite, ma in modo sincero vi posso dire che io personalmente non mi ci sono trovato così bene come mi avrei aspettato con queste due palette da Sigma Beauty. Probabilmente questo sarà unica recensione negativa su YouTube riguardo a queste due palette, ma non mi interessa, anche se probabilmente mi devo aspettare che l'anno prossimo probabilmente non farò più parte della grandissima famiglia Sigma. Mi assumo le responsabilità per quello che sto dicendo, e probabilmente voi siete più importanti del pacco che potrei ricevere da loro. Questa comunque è la mia opinione. Mi scuso se magari vi ho sembrato che non sono grata per quello che ho ricevuto. Sono sempre molto grata per quello che ricevo in modo gratuito dalle aziende, ma purtroppo le recensioni devono essere sincere, se no non possiamo fidare più di nessuno quando si parla dell'acquisto di un nuovo prodotto. Vi ringrazio per la vostra attenzione, ci vediamo in prossimo video. Ciao!